Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. L'apertura di questa mattina, carissimi fratelli e sorelle, sono oltremodo belle e istruttive. Potrebbero essere oggetto di ben ampia catechesi. La prima lettura presenta una sintesi, ci manca qualcosa sia nel prima, soprattutto nel prima, della storia di Mosè. È una storia veramente emblematica, è una storia un po' dei chiamati, sia dei chiamati a particolare missione, però, come dice il buon Apostolo San Paolo, tutti noi che siamo battezzati siamo chiamati da Dio per essere eletti a grande santità, in forza del nostro battesimo. Quindi per estensione è una storia in cui un po' tutti possiamo specchiarci. Mosè innanzitutto non doveva nascere, perché il prequel di questo episodio, che la liturgia non ci ha fatto seguire, ha fatto un salto da ieri a oggi, è che Faraone aveva dato ordine a tutti gli ebrei di non fare figli, e se fosse nato un figlio maschio sarebbe dovuto essere stato ucciso. Ecco perché la madre lo nasconde per un po' e poi mette questo giunco con la pece e col bitume e lo mette nel Nilo, speriamo qualcuno lo trova. Quindi doveva essere morto Mosè appena nato. Chi lo va a trovare? La figlia del faraone. Quindi va a crescere, ad essere allevato in terra nemica, cioè esattamente tra quelli che opprimevano il popolo di Dio. Non solo, Mosè, come si vede bene anche nei Colossal, nei film che sono stati realizzati, come Giuseppe prima di lui, il suo antenato, figlio di Giacobbe, ha successo in Egitto, diventa uno dei dignitari del faraone, pezzo grosso, fino a quando non succede questo episodio. Episodio che da un lato mostra lo zelo di Mosè per la giustizia, no? Dall'altro mostra anche, ecco, questo, di nuovo siamo sempre, quel gesto di Mosè, quello zelo, che insomma, ammazza una persona, per quanto siamo nell'Antico Testamento, non so quanto potesse aver avuto la benedizione di Dio, no? Quindi è un gesto certamente mosso da zelo, e quindi nell'Antico Testamento certamente nostro Signore avrà anche trovato modo, in qualche modo, chissà, forse, questo non possiamo dirlo con certezza, di accettarlo. Però lo chiameremo oggi quantomeno un gesto di volontà molto umana, che fa scatenare il finimondo. D'accordo? Perché questo, più l'episodio del giorno seguente, dove addirittura gli ebrei cominciano a avvertire una certa ostilità nei suoi confronti, perché chiaramente lui era a loro occhi un egiziano, il faraone dice che ha fatto, lo voglio ammazzare, e Mosè comincia il suo percorso di purificazione. Non so adesso domani la liturgia se ci fa seguire passo passo, tempo molto lungo nel deserto dove anche si sposa, eccetera, eccetera, fino a quando poi Dio lo chiama sul monte Horeb. E le storie sono tutte quante così. Parallelamente in questi giorni stanno l'ufficio delle letture, proprio questa mattina proponeva il ciclo di Elia. Elia sorge come grande profeta, prima stecchisce tutti quanti i profeti di Baal nella disfida del Monte Carmelo, dopodiché Jezabele, l'empia moglie di Acab, lo vuole ammazzare. Stamattina c'è la propria lettura che Elia deve scappare, e a un certo punto dice al Signore: non ce la faccio più, prendi la mia vita perché non sono migliore dei miei padri. È il Signore che lo guida in questa fuga e poi lo porta all'esperienza della brezza leggera sul monte, e da lì Elia riprende la sua missione, no? Quindi Dio, sì, come dire, Dio fa le cose così. Quindi questo, cioè, le opere di Dio sono minate evidentemente dal suo avversario fin dall'origine, cioè il prima, durante e il dopo, e stanno sempre sospese su un filo, d'accordo, che basta niente per far saltare tutto quanto per aria. Però quando è veramente una cosa che c'è al sigillo divino, se ne esce fuori, ecco. E tutto quello che Dio vuole misteriosamente si compie. Questo è un mistero in parte da contemplare, in parte da interiorizzare. È sempre così in tutte le storie della Bibbia grosse di vocazione, c'è sempre questo. Anche la storia della Divina Maria, insomma, se uno la guarda con occhi umani
circostanze del concepimento di Gesù e quello che poteva succedere. Una donna poteva essere morta il giorno dopo del concepimento, no? Non proprio il giorno dopo del concepimento, ma non troppo breve, no? La legge per cui l'adultera doveva essere lapidata era ancora valida ai tempi di Maria Santissima, no? E diciamo che Dio si è servito della santità straordinaria di San Giuseppe per impedire che questo avvenisse, se no, ecco. Però comunque anche nella storia della Madonna, poi Gesù nasce e poi comincia subito Erode, ammazza tutti, devono scappare in Egitto. C'è sempre questa situazione, no? Nel senso che c'è una lotta del male contro il bene. E c'è questo grande mistero, è che Dio un qualche cosa glielo fa fare, ma qualche danno lo combina. Non l'irreparabile, ma qualche danno lo combina. Ecco. E questo passa anche attraverso le circostanze della volontà, perché se Mosè non avesse fatto quel brutto gesto, il faraone si sarebbe arrabbiato, lui non sarebbe scappato, e non si sarebbe purificato, non avrebbe potuto ricevere. Questa è la cosa che veramente lascia sorpresi, no? Tutti noi abbiamo fatto esperienze anche di cose abbastanza negative nella nostra esistenza, a volte permesse da Dio, no? Che uno col senno di poi gli vorrebbe scioccamente da maledirle, no? Questo non toglie la responsabilità certamente morale dei nostri atti negativi, di cui ce l'abbiamo comunque responsabilità davanti a Dio. Ma quando c'è, io penso che dipenda tutto quanto da una frase del Salmo 50. Io penso che sia quella la salvezza. Tu vuoi la sincerità del cuore. Perché se nel cuore c'è il desiderio di servire il Signore profondo, se ne esce vivi sempre. Se questo non c'è, si capitola. Quindi anche questo gesto che Mosè ha fatto, c'era comunque il desiderio sincero di agire secondo giustizia. E quindi attraverso questo appiglio, diciamo così, che Dio l'ha preso e l'ha salvato. Io, da quello che vedo nella Bibbia, da quello che comparo con la vita mia e di tante vite che ho visto oggi, questo è quello che vedo e che percepisco. Poi c'è il Vangelo, ecco. Costringono Gesù, che è l'amore stesso, buonissimo. La bontà di Gesù se la contende soltanto con la Divina Maria, bontà anche umanamente percepibile. Lo costringono a fare il cattivo. Lo costringono. Qui parla di alcuni. È importante in questo Vangelo notare, come dire, il contrasto tra le città di cui parla. Corazin e Betsaida. Betsaida era la città natale di San Pietro. E erano le zone intorno al lago di Galilea. Corazin sta molto vicino al Monte delle Beatitudini. Adesso se uno ci va è rimasto un cumulo di pietre, c'è più niente. Sono luoghi, cioè, che hanno visto la presenza fisica di Gesù, hanno ascoltato la sua voce. Ci ho fatto la predica qualche giorno fa, il mistero della durezza del cuore. Chi l'ha visto, questo si vede anche negli scritti di alcuni santi e mistici, cioè sentire la voce di Gesù, guardare la faccia, gli occhi di Gesù. Ma lì si convertono pure le pietre. Allora, io sono tanto colpito con una delle cose che mi colpisce tanto dell'ora della passione di Luisa, è che lui continua ad avere uno sguardo d'amore impressionante verso tutti, e che questo turbava le persone, che a un certo punto per fargli del male dovevano per forza coprirglielo la faccia. Cioè, quello che racconta l'Evangelo, no? Cioè, lo bendarono, uno pensa che lo bendano per prenderlo in giro, cioè, c'è sta anche questo, ma lo bendano perché non potevano resistere. Cioè, se avessero fissato quello sguardo dovrò smettere. È impressionante. E Tiro e Sidone erano, anche a quei tempi, due città pagane. Cioè, città pagane significa pagane, come Roma, dove si fanno i bagordi, dove si fanno, perdonatemi, le orge, schifezze qua. Si mangia, si beve, si dorme, si diverte in maniera sfrenata, come al di sotto dei livelli degli animali, no? Questo è un altro grande mistero. E io questo l'ho avuto modo di constatare tante volte nella mia esistenza, no? E che quando a qualcuno gli parte questo è un po' il fenomeno speculare rispetto a quello di venire. Quando a qualcuno gli parte
gli partono i transistori, non so neanche come dire, non, cioè non c'è sta niente da fare. E c'è una situazione di accecamento volontario, di indurimento, e era un po', se ricordate quello che era, che Gesù diceva nel Vangelo domenica, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Dice, vedono, ma non vedono, ascoltano, ma non ascoltano, non capiscono niente perché non si convertono con il cuore e io non li risani. E attenzione, queste cose Gesù le rivolge non ai lontani, a noi, ai vicini. E io vi dico che da prete è così. Non ci sono persone più difficili da convertire che le persone che, pur stando vicine, stanno nel cuore lontano da Dio, ma si pensano di essere santi. È l'impresa più... Ma questa convertire un pecca una persona che ne ha fatte da tutti i colori, ma proprio di ogni, dicono a Milano, è molto più facile che non riuscire a smuovere un cuore di quel genere. E anche il secondo esempio, Cafarnao. Cafarnao Gesù ci ha proprio vissuto. A Cafarnao Torogi sta proprio la casa di Pietro e della moglie, d'accordo? C'è la sinagoga di Cafarnao dove Gesù ha fatto il discorso del pane vivo, ci sono i resti, si vedono ancora bene. Oh, a Cafarnao sono convertiti manco là. Fino agli inferi sarai precipitata, terrificante. E qui cita Sodoma e Gomorra. Cioè, Sodoma. No, cito soltanto Sodoma. Sodoma lo sappiamo che cosa era. Sappiamo la fine che ha fatto. Anche Sodoma, se uno va nei luoghi vicino al Mar Morto dove sorgeva Sodoma, lì non ci cresce più manco l'erba. Per la fine che ha fatto, no? L'emblema, insomma, di peccati impuri molto molto gravi, no? Da cui traggono il nome anche alcuni bruttissimi peccati, no? Proprio dal nome di questa città. Cafarnao. Se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Vedete l'esempio? Cioè, erano pervertiti, pagani, ma se avessero visto quello che hai visto tu, dove c'erano gli ebrei, c'era la sinagoga, si sarebbero convertiti e voi no. È impressionante, è veramente impressionante. Questo mistero, diciamo così, non si capisce bene. Dei cuori tetragoni alla grazia, che fanno lacrimare i cuori di Gesù e della Madonna, perché sono inconvertibili, sono rappresentati nel gruppo degli apostoli da Giuda, no? Non, cioè, Gesù sapeva in quanto Dio che non c'era niente da fare, ma in quanto uomo ha dovuto fare di tutto, fino alla fine. Mi fa tanta devozione sto fatto qua, dicono, ma come ha fatto? Cioè, perché lui non poteva ignorare come Dio quello che succedeva, no? E tu ti chiedi perché Dio fa così? E c'è un perché. Dio fa così, e questo ci fa anche capire quanto è importante la nostra libertà e il nostro libero arbitrio, la nostra volontà. Perché quando ti presenti davanti a Lui, tu nessuno potrà dire, ma se avessi fatto questo, perché non hai fatto questo? Perché non mi hai fatto questo? Perché non mi hai fatto quest'altro? Nessuno. Perché quando saremo davanti a Lui, Dio ti farà vedere che se te sei dannato come questi, è solo, soltanto ed esclusivamente colpa tua. Che Dio ti ha fatto di tutto e di più per scamparti da questo e tu non hai voluto. Ecco perché c'è il dramma della volontà umana. Io ai primi tempi mi ricordo che facevamo le meditazioni sulla Vergine Maria, il Regno della Divina Volontà, e avevano detto una di quelle che mi ha colpito, adesso c'era un'altra, l'espressione che usa la Madonna in quei dettati, non esiste tortura più grande che l'uomo si possa dare che assecondare la sua volontà. E non c'è martirio più doloroso e senza nessun merito. Ecco perché, eppure in se stessa, questo dobbiamo sempre ricordarla per evitare espressioni, insomma, fuorvianti, la volontà è un dono grandissimo di Dio, insieme alle nostre facoltà spirituali, perché fa di noi la sua immagine, perché noi siamo liberi all'immagine di Dio, che è l'essere è assolutamente libero, solo che Dio è libero bene, perché è libero in maniera perfetta, e quindi la sua libertà non è altro che perfezione assoluta nell'operare, noi no,
Ecco perché dobbiamo essere completamente fusi con Dio, perché la nostra libertà divenga una straordinaria risorsa di santità e non lo strumento della nostra dannazione. Ed ecco il senso in cui bisogna detestare la volontà umana, ma veramente, per fonderla con quella divina. Bene, chiediamo alla Divina Maria, ecco, che sicuramente tanto soffre nel vedere tante cose. Io ho sempre pensato che le lacrimazioni di sangue della Madonna sono molto, molto, perché sono simili alle lacrime di sangue che ha fatto Gesù nel Getsemani. Ieri ho fatto la quinta ora della passione, la seconda di Gesù nel Getsemani, dove spiega, è bellissimo, quando dice: Signore, passi da me questo calice, però non sia fatta la mia volontà. Non è da intendere come la intendiamo noi. Cioè, il calice qual era? Passi il calice di tutti coloro che si chiudono alla divina volontà e si dannano. Questo è il calice, d'accordo? Che non ci siano anime di questo genere, cioè queste, che stanno nel Vangelo di oggi. Però sia fatta la tua volontà e non la mia, perché purtroppo ci stanno. E Gesù ha dovuto bere quel calice della coscienza, ecco, della inutilità delle sue sofferenze e di quelle della sua madre per tutte quante queste anime. Quindi, bene, chiediamo a Maria Santissima che ci scampi da queste cose, che ci aiuti a, anzitutto ci aiuti a essere preservati e scampati dal lenzile del nemico, la prima lettura, e poi a tenere sempre la nostra libertà, la nostra volontà fisse e unite in Dio, perché unite a Lui possiamo usarla per dargli gloria e per fare il bene e non per trasformarla sciaguratamente nella nostra rovina. Siamo lodati Gesù e Maria. Grazie.